Inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR con la relazione del Presidente Germana Panzironi. Il TAR lo rimane l'arretrato anche se il PNRR sta aiutando. La Presidente ha segnalato che il Tribunale non è dotato di un ufficio del processo, rimangono i problemi della carenza di organico e magistrati. Il contenzioso del TAR ha avuto anche delle implementazioni anomale dovute alle vicende collegate alla ricostruzione. I risultati sono comunque rilevanti. Nel corso del 2023 è stata abbattuta una parte consistente di arretrato, definiti 689 ricorsi dei 550 riferibili all'anno precedente. Per cui in termini assoluti si è passati dalle 1.409 pendenze complessive alle 1.135 al 31 dicembre 2023. Anche per i riti camerali ha battuto l'arretrato. I tempi di definizione dei giudizi sono al di sotto della media nazionale. Un dato significativo è rappresentato dall'esigua percentuale tanto di appelli quanto di riforma delle sentenze emesse dal Abruzzo. Nel 2023 registrati 86 appelli, le sentenze di primo grado non impugnate sono state 430 su 510 pronunce, quindi il tasso di definitività è pari all'83% per quel che riguarda il contenzioso la prima materia è l'edilizia seguono gli appalti, inflessioni, ricorsi per ambiente sanità e concorsi nel settore delle interdittive antimafia qualche novità sono stati accolti alcuni ricorsi soprattutto legati alla mafia dei pascoli anche se il fenomeno non ha assunto contorni di rilievo sotto il prefilo numerico alcuni temi sui quali si è lavorato sono stati particolarmente significativi come la soppressione di sedi territoriali ad esempio arrivando alle criticità, problemi nella struttura ma soprattutto negli organici sempre sottodimensionati. rispetto al 2023 una nuova unità è stata aggiunta per i magistrati, mentre si è registrato l'ingresso di nuovi funzionari amministrativi. La Presidente ha parlato anche di prospettive e soprattutto circa l'evoluzione delle nuove tecnologie.